Pietro Vitalini, che fra gli azzurri è quello, diciamo, che quest'anno ha avuto un rendimento meno buono, 3 quinti posti per lui, meno buono rispetto alle aspettative. Chissà che non sia oggi la grande giornata di Pietro, e lo vedete, 44 centesimi di vantaggio. Pietro l'anno scorso a Lillehammer, alle Olimpiadi, durante tutte le prove aveva sempre fatto segnare il miglior tempo, era nettamente più forte di tutti gli altri, poi purtroppo si è in gara emozionata, come spesso gli capita, non è riuscito minimamente a rendere, è finito addirittura fuori dai primi 10. Chissà che non sia davvero oggi la volta buona, che tocchi a lui oggi portare a casa la vittoria, sarebbe fantastico. Sta sciando molto bene, cosa che purtroppo Christian non è riuscito oggi a fare. Vedrete che nella seconda prova si riscatterà. Andiamo un po' molto bene ancora Pietro, che però ha ridotto il suo vantaggio solo 18 centesimi, qui è andato molto lungo. Ha avuto una linea simile a quella di Trinkel, si è fatto un po' sorprendere da quel salto. Certo che sono tutti vicinissimi, bene qui, bene Pietro nella S. Si è un po' allungato in volo invece, come il corpo non è riuscito a rimanere raccolto e quindi ha preso un po' d'aria. Anche qua ha scaricato le punte un paio di volte, non so se ce la fa. 44, sì, 44 e 13, Pietro Vitalini passa al comando della gara davanti ad Armin Assinger, a Christian Ghedina, ad Hannes Trinkel, a Werner Peratone. Eccolo Josef Strobel, primo e terzo nel 12 di Val d'Isère, due volte sesto a Wengen, 17esimo nella seconda delle due gare di Kitzbühel, ha un ritardo di 35 centesimi nei confronti di Vitalini, quindi il suo è il secondo miglior tempo intermedio. Attenzione a Josef Strobel, che è un ragazzo di 20 anni dotato di una classe a mio parere davvero straordinaria. Lo potete notare, il suo atteggiamento nei salti è assolutamente perfetto, ha una bellissima posizione di cerca di velocità e anche in fase di cura non è niente male, a volte un po' seduto, ma è sicuramente uno che in futuro si toglierà grandissime soddisfazioni, anche perché mi pare uno intelligente, uno che non rischia mai più del necessario. Vediamo un po' il suo intermedio, 20 centesimi di ritardo, è perfettamente in gara ancora Josef Strobel, molto bene qui, benissimo in questa curva, attenzione al pericolo, bene anche qua. Secondo me nell'ultima parte è stato il migliore Strobel, dall'intermedio in giù. Spero tanto di sbagliarmi, perché se così fosse Strobel passerebbe davanti a Pietro Vitalini e mi dispiacerebbe non poco. 44 e 13 il tempo da battere, 44 e 17 Strobel recupera, ma non a sufficienza, è stato il migliore.